Signori, siamo qui con Domenico Tievoli che purtroppo ha perso in bolla. O meglio, ha vinto, è arrivato in bolla. 4-3. Ma non è riuscito ad entrare in top 64. Siamo qui con la sua profile. Sono entrati 10 e lui perché no. È stata molto richiesta, siccome ha avuto un'idea geniale. Il mazzo è una bomba, confermo. E direi di passare subito a far vedere cosa giocavi. Allora, ho giocato pick up Unravel Turbo, letteralmente. Perché lo definisci pick up Turbo? Perché effettivamente è quello. È un turbo! Stai zitto! Il mazzo è una metà call fatta sulla base di Nister e di Marinces, solo che fa la combo più forte. È letteralmente la metà call è stata giusta, le partite che ho perso le ho perse da Punk Therion e Punk Synchro che mi hanno fatto combo FTK e ho perso il dado. E non ho visto manco droplet, se no era pure quelli, li scoppiamo, però vabbè. Non è vero. Possiamo passare direttamente il ragno. Continua. Allora, giocavo a 45, non vi spiego il perché c'è una questione matematica dietro, però puoi anche spiegare, non siamo imbecilli. No, però vabbè. Passiamo con il reparto pick up che sono gli stessi da mesi ormai. 9 standard, poi per gli extender livello 3 solo questi due. Questo perché gioco i teleport. Questo qui che porto di teleport, che penso che sia la carta più forte da portare di teleport in questo mazzo, perché non avendo spazio per i punk, perché occupano troppo. Questo fatto in draw ti fa letteralmente più uno e molto spesso ti fa vedere la carta che ti manca oppure ti fa vedere carte forti da fare in main. Aggiungerei che non ha senso giocare un'altra trottolina come target di teleport, perché c'è questa che fa la stessa cosa, fa più uno ed è anche oscurità, quindi ti permette di andare da rasti e tutto il resto. Esatto. Poi l'altro extender, lei, ma principalmente solo per abilitarti lui, perché stai giocando anche Infernobo. No, capirete perché gioco questa carta, ma fondamentalmente senza di lei questo in mano sarebbe un brick. Allora con lei ti assicuri la maggior parte delle volte di risolvere la combo per intera, perché nel caso in cui lo peschi lei ti abilita lui, o comunque se proprio non hai spazio per evocarla attivi il suo effetto e evochi lei. Poi per i mostri Brave, perché ho giocato anche reparto Brave, Grifone, tre Enchantress e Illegal Knight, che è illegale in questo mazzo, è fuori di testa, perché questo ti fa da extender oscurità, da secondo ti aiuta a ribaltare, e in più questo è un mostro che buttato per terra in attacco ti dà sicuro un mostro da dare all'avversario per fargli danno. E molto spesso, per come pensate il mazzo, è una cosa che risulta fondamentale. Con la carta che vedrete, che io ho chiamato Cicciozilla. Io, per fare un saluto a Di Luigi, con quell'Illegal Knight ti farei così. Cross out fatta su Spolverino, che dichiara Ash per un momento. Salutiamo Di Luigi. Poi, invece, DHT ho giocato soltanto 3 Ash. Io volevo giocare 3 impermanence per coprire meglio il matchup Flander e per coprire anche il matchup Punk Synchro, però alla fine ho scelto queste perché livello 3, perché comunque male che vada la fai norma. HTP generica del gioco. HTP più generica del gioco, essendo nazionale volevo comunque essere sicuro di avere un HT da tirare. Per me era meglio impermanence, anche se andava a cozzare con la brigandina, però alla fine durante tutti i turni non sono steppe così brutte. Poi passando alle spell, passo direttamente con le mono figurine più forti del gioco. Mono spolverino, vabbè. Mono foolish, che è il decimo pick up o la quarta enchantress, e in base alla situazione è un extender fuori di testa. Poi le magie Brave, Adventure, Equip e due riti. Perché no? Due riti? Allora, due riti non tre, perché io abuso di Enchantress, quindi una volta che vedo rito ho la Enchantress in mano, la posso usare per rebornare e non ho bisogno della terza, perché nel caso tanto Enchantress sarà dalla cimitera eventualmente. E in più, facendo molti calcoli sulle percentuali del mazzo, vedere doppia rita in mano molto spesso era brick, quindi giocarla a 3 secondo me con 3 Enchantress e Foolish era il setup migliore a livello proprio di giocabilità del mazzo. Infatti rito, quando l'ho vista, è sempre stata forte, e per l'economia del mazzo è la cosa migliore secondo me.
Poi per le equip ho giocato queste due, Dexander fuori di testa, questa mi abilita la combo. E in più l'altra cosa secondo me che è veramente sbagliata, spoiler perché c'è ovviamente Isolde, c'è Isolde, è che questa è un equipaggiamento, è male che vada che peschi queste due, mi è capitato durante il torneo, non ha di adventure e ti abilita la combo mandando questa. E secondo me questa interazione qua, che è il mazzo più le altre interazioni che ha, è fuori di testa. Poi carte per andare primo barra secondo, le talent fortissime, a due perché sempre per lo stesso discorso delle percentuali, giocare alle tre forse era troppo pesante, non mi aspettavo meta troppo piena di HT, però infatti così è stato e alla fine sono state forti, non le ho mai pescate in multipla copia, quando le ho viste sono sempre state forti. 3 droplet, la carta più gialla del torneo. Perché non 2? Come gioca il nostro top 4 Pino? Perché io PK l'ho giocato per mesi a 60-50 e il meta come si è voluto? Perfetto. Il meta si è voluto in una direzione di mazzi con combo degenerative e quindi non sentite bisogno di... È troppo interessante il mazzo. Veramente fuoco. Di abbassare il numero di carte da 50 a 45 per vedere droplet negli spot decisivi. Ovviamente, spoiler, quando ho perso il dado contro i mazzi che fanno queste combo non l'ho mai vista, altrimenti... Quindi inutile, bruciamola. Non no, è cazzo, sono mie. Carta più gialla del torneo, però... Oggettivamente sono carte sbagliate, specialmente in PK, perché ho accesso anche a fare magia mostro trappola. Vabbè, effettivamente. Monocall, vabbè. È tormentato, cazzo. Rota. Quella lasciala per ultima. E 3 teleport, vabbè, non c'è da spiegare nulla. E la tech. Lasciala per ultima, dio. Card Destruction. Card Destruction, che bella. La carta più forte del torneo. Nel 2022, cioè lui quando c'era Card Destruction era ancora nato, però vuole giocare qua. La carta più forte del torneo, perché ogni volta che l'ho attivata, che l'ho risolto, ho fatto più 4, ho visto il mazzo che ha fatto, che aveva l'avversario, mi abilitava talent anche se aveva qualche carta che triggerava il cimitero. E in più post side mi fa vedere la side e soprattutto contro forza Ash. Soprattutto mi è capitato spesso di far forza di Ash e poi far entrare Enchantress pulita, contro Punk Therion, quando magari gli fai la Ash o comunque non parte molto bene, che ti fa soltanto i setup per farti la combo FTK, se tiri Card Destruction con scatto 5 pesco 5 è molto probabile di vedere droplet, se vedi droplet il mazzo lo scoppi, cioè sviene sul tavolo e ammucchia, quindi fuori di testa come carta. E per i PK, tra proprio PK soltanto queste 4. Okay, vai di extra? Necessarie. Allora, l'extra, la parte spicy del mazzo, proprio spicy. Okay. Finalmente, ora si posso svegliare. Ah, ok. Andiamo. 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 E girare già al contrario, please. Ok. Allora, il Link 2, vabbè, Cherubini, Isolde, che fa parte della combo. Dark, fenomenale questa, fortissima. Fenice e Unicorno, perché sono i link generici che più forti e perché questo è fuoco specialmente. Poi vabbè, Bardic, che fai solo quando bricchi, quindi forte. Per i link 4 invece ho giocato Pollusa standard, Access Code per chiudere standard, e quello lo spiegamo, e poi questi, poi l'ultimo spiegale lo lascio alla fine, quelle. Fai vedere l'Xyz. Poi vi faccio vedere letteralmente l'Xyz, che sono Leviair, Blacksword, Pasticciona e Zeus. Vabbè, questo è il reparto standard. E poi le 3 carte attach dell'extra. E qua ci soffermiamo un po' di più. Esatto. Che sono? Andrei in ordine di potenza. Ok. Il Bomber Topologic, la Goddess. Il Bomber... perché molto spesso contro me molti mazzi che non hanno l'auto a quello che gioco stallano mettendo mostri in difesa, ma tu non sei, e questo fa danno combattendo, quindi va sopra la strategia di difesa, e la Goddess è l'out a tutti i mostri immuni che non posso levare. E a proposito di mostri immuni, io gioco questo. Boom! Che è letteralmente il Gesù Cristo di Nister. Che la domanda è: perché non ci abbiamo mai pensato prima?
perché se in la Easter... domanda è perché giocare in Easter se puoi giocare PK, un PK che evoca un 6000 con Fogblade settata, perché giocare Marinces se puoi mettere un 4000, 5000, 6000 a seconda di quanto ti girano i coglioni e mettere Fogblade settata e poi ripartire magari se te lo rialzano, perché no? La cosa forte è che questo a turno 3 tu fondamentalmente ti lasci la Dracopack in mano, effetto spacchi, ti evochi il token, effetto Dracopack, equipaggia token ed hai un altro target per rimbalzare, oltre alla mille interazioni fortissime. E sto coso è veramente il papa, perché questo è un 6000 che ti guarda, hai il cimitero pieno e tu anche se me lo alzi io turno dopo ti disintegro, ti rialzo perché ho giocato di Zeus, unicorno e quanta il ammazzo. Spiegherei un'interazione che è successa anche nei test contro Despia, che questo non può, non c'è alcun modo se non giocare Starving Venom o giocare in difesa come si dovrebbe giocare. Il buon Domenico ha pensato: se tu giochi in difesa stallando con i Masquerade, io ti metto questo e ti faccio danno e poi giochiamo. Questi ti forzi ad evocare il mosso in attacco e ti forza a giocare, perché comunque questo, anche se evochi, se non è la opening, quindi devi avere un setup molto particolare, questo ti pulisce il campo. Andiamo con la side? Sì. Allora, la side in realtà è abbastanza standard per il meta. Due Dark Ruler, posso tornare a dormire. Vai. Tre Twin Mono Reboot, tre Antispell per quando vado primo, tre Nibiru. Alla fine ho deciso di giocare 4 contro i control e 5 contro i combo, perché tanto alla fine con lo spolverino diventava 5-5, con le droplet comunque stavo già più coperto. Poi invece le ultime tre carte, per coprire l'unico difetto del mazzo, cioè quello di non fare danno ai turni o comunque di andare sopra i life points, ho giocato questa carta qui che mi ha fatto vincere due partite. Suora. Perché contro i punk sincro che fanno combo, loro iniziano a vomitare mostri per terra per fare il punch. Esatto. Rendendo, rendendo gialla la combo dell'FTK. E loro, se non hanno un setup particolare nel turno 3 per farti il Punisher, vuol dire che loro ti hanno fatto la combo per farti skippare il turno, quando in realtà è il turno che hai skippato, lo hai recuperato. E poi quando tocca di nuovo a te, perché comunque è difficile che abbiano un grande follow up, loro sono costretti a giocare per fare Punisher e non sempre ci riescono, perché io poi gioco. Dai Domenico, peccato che non sei riuscito ad entrare in top, comunque grande performance e ringraziamenti? Allora ringrazio tutti quelli del team, ringrazio gli sponsor da prima all'ultimo, Pietro Saiyan, Origa Shop, Ciapa, Playmas che ci ha fornito il tappetino. Ringrazio Marra che mi ha esortato a giocare sto mazzo, che grazie agli schiaffi che ha preso nei testing mi ha convinto a giocare sto mazzo. Peccato per la bolla, però alla fine, come tutto sommato, con un crociato rotto non potevo fare di meglio. E anche a Kiko che mi ha preso tre droplet e a qualche altra carta. Niente, peccato, alla prossima.